Tra poco nuova edizione del telegiornale di Med24 Channel. In apertura parleremo della tappa di Napoli, della 1118 miglia del soccorso. Passeremo poi a occuparci del congresso di ortobiologia. Parleremo di epatite C, di mobilità sostenibile dell'azienda USL di Bologna e infine la nostra rubrica Salute E, uno spazio dedicato ai consigli utili per migliorare il nostro benessere psicofisico insieme al professor Liborio Parrino. Il quesito di oggi è: il lavoro ruba il sonno? 6 milioni. Tante sono le persone interessate da incontinenza urinaria e fecale in Italia. Tu quante ne conosci? Nessuna? Probabilmente ti sbagli. Le conosci ma non lo sai, non le noti, non le riconosci per strada. Le persone incontinenti non ne parlano quasi mai, convinte che ci sia qualcosa di cui vergognarsi, messe a disagio dal loro stesso corpo, si nascondono a familiari e amici e spesso evitano addirittura di uscire di casa. C'è molta disinformazione rispetto all'incontinenza. Il luogo comune più diffuso è che sia inevitabile con la vecchiaia e che la vecchiaia ne sia appunto la causa principale. In realtà molte donne manifestano forme di incontinenza anche dopo il parto e molti uomini anche dopo la rimozione della prostata, ad esempio. Oggi si affronta prevalentemente con ausili, tipo gli assorbenti, ma non sono l'unica soluzione. Lo sapevi infatti che è possibile curarsi dall'incontinenza anche con farmaci, riabilitazione o terapia chirurgica? Non parlare delle possibili soluzioni al problema, che esistono e che possono garantire una migliore qualità della vita a chi ci deve convivere, rende ancora più difficile agli incontinenti riconciliarsi col proprio corpo. Parlare di incontinenza, parlarne correttamente, aiuta a vincere i luoghi comuni e fornisce gli strumenti necessari ad affrontarla con consapevolezza. Incontriamoci. Impariamo a conoscere l'incontinenza. Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con il telegiornale di Med24 Channel. In apertura vi ricordo che è possibile interagire con la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail direttore@med24channel.tv. E in apertura le storie dei medici, soccorritori, volontari e dei tanti sostenitori della 1118 miglia del soccorso di cui Med24 Channel è la TV ufficiale. La terza edizione dell'evento On the Road per divulgare e promuovere la cultura del primo soccorso e della sicurezza stradale ha fatto tappa a Napoli. In Piazza del Gesù, ad attendere la carovana di ambulanze e motomediche, la Polizia Municipale ma anche l'Amatori Rugby Napoli, neopromosso in Serie A. Accoglienza calorosa tra gli applausi dei cittadini e gli sguardi incuriositi di tantissimi turisti stranieri che hanno letteralmente preso d'assalto le postazioni allestite per i mini corsi gratuiti di primo soccorso. Insomma, un'altra giornata all'insegna del successo di pubblico e critica, come ci racconta il dottor Cristian Manuel Perez, ideatore della manifestazione. La 1118 miglia oggi arriva a Napoli, poi ci sarà? Ci sarà Policastro in serata e da lì a seguire Cosenza, Reggio Calabria e la Sicilia, Sardegna per poi tornare verso il nord. Per cui sicuramente daremo attenzione alle nostre isole che sono veramente bellissime, ce le ricordiamo sempre d'estate, ma credo che siano da valorizzare anche nel resto dell'anno. Ecco, siamo reduci, mi dicono, da una tappa fantastica che è quella di Cerignola ma anche le precedenti di San Severino Marche. Le prime impressioni a caldo di questa terza edizione? Beh, sicuramente questa terza edizione ha confermato quello che era il calore iniziale, la curiosità di molte scuole, di molti cittadini che si affacciavano. Abbiamo avuto veramente un gran ritorno dalla tappa storica di Cerignola che veramente ci ha accolto con il solito calore e con delle attività innovative che abbiamo messo in pista. E poi città nuove come ad esempio Pescara, che è stata la prima edizione, è stata veramente un'accoglienza che ci ha colpito tantissimo, soprattutto per quello che riguarda il calore dei cittadini. Complice il clima di festa, il fuori programma, Piazza del Gesù si è trasformata in un rettangolo di gioco dove i rugbisti partenopei e le giocatrici di Nesis, mamme lavoratrici di tutte le età che hanno trovato nel rugby un momento di inclusione e impegno sociale, hanno improvvisato una partita.
rugby e cultura del primo soccorso. Qual è il filo che unisce lo sport alla cultura della vita, poi tutto sommato? Ma sono due argomenti che vanno di pari passo e nella nostra cultura italiana e del rugby sta assumendo sempre maggior peso questa cultura della sicurezza all'interno dello sport. Penso che lo sviluppo dello sport sia civiltà, come lo sviluppo del primo soccorso voglia dire un baluardo di civiltà che noi piano piano dobbiamo incamerare e fare proprio nella nostra mente. Garantire la sicurezza di questi ragazzi in mezzo al campo è il primo nostro scopo, perché il divertimento poi diventa dispiacere nel momento in cui uno di questi ragazzi rischia la vita per un non nulla. Voglio solo aggiungere che tutti i nostri dirigenti e tutti i nostri allenatori già da tempo collaborano col 118 e tutti hanno fatto il corso di primo soccorso col defibrillatore. Mamma, lavoratrice, moglie e poi anche sportiva, ma perché una donna si avvicina al rugby non professionistico? Io mi sono avvicinata al rugby per i miei figli, un figlio che gioca in Serie A e anche la ragazza, perché lo trovo uno sport inclusivo, uno sport d'amicizia, d'unione, e questo secondo me è fondamentale. Lo spogliatoio è unione, quindi noi siamo tutte mamme che lavorano, come hai detto, che hanno una famiglia, che hanno dei figli, e questo per noi è molto molto importante, perché ci dà anche, ecco, una valvola di sfogo, ma con un gioco, ripeto, per l'ennesima volta, che è inclusione e unione. Qual è la storia personale che avvicina una donna al rugby, ma in modo sportivo, non professionistico? Allora, rugby per me è sostegno, e quindi io lavoro all'interno di un'attività sociale dove il sostegno è fondamentale. E io lavoro per l'oncologia pediatrica e il rugby è significato per me il sostegno vero da tutti i punti di vista, perché lavorare all'interno di una realtà come quella è difficile. Trovare le mie compagne di squadra, trovare uno sport che è integrazione e opportunità per tutti indistintamente, per me ha significato tantissimo. Quindi veramente una vicinanza emotiva, empatica e di uguaglianza assoluta. Se il binomio sport e soccorso ha posto l'accento sulla necessità globale dell'assistenza sanitaria a bordo campo, il percorso ebbrezza ha richiamato l'attenzione dei giovani e grazie alla consolidata collaborazione con MAPFRE che il simulatore ha permesso a tutti di riprodurre alla perfezione le sensazioni che si provano quando ci si mette alla guida in condizioni psicofisiche alterate. Terza edizione, la 1118 miglia, ancora una volta con MAPFRE, ancora una volta MAPFRE consolida e rafforza la sua presenza. Sì, prima di tutto era una tappa obbligata, perché l'anno scorso è stata un'esperienza stupenda, bellissima gente, bellissimi posti, quindi dovevamo esserci. E colgo l'occasione per ringraziare la sorgente Onlus. MAPFRE è a fianco delle 118 miglia sotto tanti aspetti, ma prima di tutto perché MAPFRE, nel cuore di MAPFRE, batte una fondazione, che è Fondazione MAPFRE, una fondazione spagnola, che è appunto la patria di MAPFRE, MAPFRE Assistencia, e che condivide pienamente i valori delle 118 miglia, quindi quello di educare e formare giovani e fare prevenzione. Noi negli anni, attraverso la fondazione, abbiamo fatto formazione a tantissimi giovani e continueremo a farla. MAPFRE Assistencia è di nuovo al fianco delle 118 miglia con estremo piacere, e quindi grazie a tutti e seguiteci. Prima di riprendere il tour verso la Calabria e la Sicilia, il pensiero è tornato a Cerignola, dove grazie alla collaborazione con la cooperativa Puglia Onlus, prevenzione e soccorso sono stati temi che hanno coinvolto tutta la città e i 600 studenti del liceo scientifico Einstein. Una doppia esercitazione che è stata possibile anche grazie alla centrale operativa del 118 di Foggia e al commissariato di polizia di Cerignola. Quanto è importante oggi trasmettere ai giovani, ai ragazzi e agli studenti la cultura del primo soccorso? Ok, allora basta ascoltare o guardare i telegiornali, dappertutto, anche le grandi iniziative che vengono svolte per questo interessamento così importante. Oggi, da parte mia, come coordinatore di una centrale operativa, lo ritengo di notevole importanza. La cosa principale è salvare una vita umana, in certi casi fa parte di tutti noi. E i ragazzi devono essere non preparati al 100%, ma la base per intervenire in caso di emergenza, urgenza,
devono acquisirla. Come? Grazie a dei corsi di preparazione che l'Istituto, in collaborazione con i vari enti, possono mettere in campo per aiutare i ragazzi a conoscere che cos'è un dispatch, che cos'è una chiamata, quali sono le gravità delle situazioni che possono ritrovarsi in qualsiasi momento. E ripeto, per me e sicuramente per molti di chi lavora nel sistema emergenza-urgenza, è di notevole importanza che sappiano queste cose. Quanto è importante anche per voi della Polizia di Stato far conoscere ai ragazzi, agli studenti, l'importanza della cultura del primo soccorso? Sì, l'importanza del primo soccorso è appunto che i ragazzi, quando succede un evento del genere, devono chiamare prima i soccorsi sanitari, obbligatori, anche se la Polizia è l'ufficio dove apparteniamo noi, ufficio di prevenzione generale soccorso pubblico, però la prima cosa, se ci sono feriti, è il 118 e dopo successivamente immediatamente a noi che facciamo un primo soccorso. Voltiamo pagina adesso e andiamo a Bologna, dove domani si terrà un importante convegno nazionale. Nella splendida cornice della Sala Monticelli, all'interno del Comando Regionale dei Carabinieri, si parlerà infatti di ortobiologia. Il congresso, fortemente voluto e organizzato dal dottor Maurizio Draghetti, uno dei più noti ortopedici italiani, accenderà i riflettori su come la ricerca in campo biologico abbia prodotto strumenti innovativi nella cura delle patologie osteoarticolari. Per anni pochi e usati male, commenta il dottor Draghetti, sono stati gli strumenti che potessero aiutare il medico ortopedico nel tentativo non solo di sostituire le articolazioni quando fossero malate, ma di intervenire nella fase iniziale della malattia articolare e tentare di riparare il danno. La mia idea sarebbe di coinvolgere i ricercatori per fare il punto del loro lavoro e come, se possibile, trasferire i nuovi spunti di ricerca in termini di applicazione pratica. Coinvolgere inoltre chi ha già iniziato a lavorare in pratica e quali risultati si sono ottenuti. Non certo per ultima la ricerca farmacologica, aggiunge il dottor Draghetti, che può dare una svolta nella cura delle matrici osteoarticolari e quali novità si hanno sul mercato e in prospettiva. Torniamo adesso a parlare di epatite C, forse il tema più caldo dell'agenda politica sanitaria di questo momento, perché se da una parte le società scientifiche coinvolte, CIMIT e AISF in testa, hanno fatto passi da gigante per eradicare il virus come sottolineato dall'OMS, dall'altra il sommerso rappresenta una spina nel fianco. Oltre 200.000 italiani infatti non sanno di avere l'epatite C. Insomma, esistono le cure e i trattamenti definitivi, ma mancano i pazienti. Ecco perché le associazioni dei malati hanno un ruolo fondamentale per cercare di portare alla luce i casi sconosciuti. Il servizio del nostro direttore Luca Borghi. L'importanza di avere un'associazione dei pazienti informata e capace di informare, il ruolo di EPAC in questo piano di eradicazione dell'epatite C. Il nostro ruolo è sempre stato quello di stimolare le istituzioni a fare di più e a fare meglio. È chiaro che tutto ciò dipende anche dalla possibilità di avere una struttura adeguata a tutto ciò, ma abbiamo già dimostrato di poter fare degli interventi anche a livello nazionale, di consegnare alle istituzioni numeri e fatti su cui possono decidere. Quindi noi siamo sempre stati dalla parte delle istituzioni. È chiaro che noi dobbiamo portare la voce dei pazienti, anche quelli che sono in difficoltà e che quindi non hanno voce o la loro voce non arriva sufficientemente, e in questo contesto dobbiamo assolutamente ricordare alle istituzioni che un paziente su tre arriva alle strutture autorizzate per essere curato con una grave malattia, quasi a un punto di non ritorno. E qui c'è una responsabilità di qualche istituzione e noi dobbiamo assolutamente estirpare questo problema. Parliamo adesso di mobilità sostenibile e la parola d'ordine con cui l'azienda USL di Bologna ha lanciato un progetto ad hoc destinato ai propri dipendenti al fine di razionalizzare e incentivare gli spostamenti condivisi casa-lavoro. Il carpooling è infatti la soluzione che la USL ha messo in campo per i propri 5.000 operatori che ogni giorno usano l'auto per andare al lavoro, tre quarti dei quali viaggiano da soli. Un totale di oltre 3.700 veicoli che contribuiscono ad affollare strade, parcheggi e che con le proprie emissioni impattano sull'ambiente. Se ognuno di loro condividesse il tragitto casa-lavoro con un solo collega, il consumo di carburante si ridurrebbe tra il 50 e l'80% a beneficio dell'ambiente e dei bilanci domestici. Il servizio di Delia Sevenin. Questo progetto ha l'obiettivo di
convincere i 5.000 dipendenti dell'azienda USL che ogni giorno si spostano in auto, prevalentemente da soli, e che fanno lo stesso tragitto, la stessa direttrice casa-lavoro, a farlo in maniera condivisa con altri colleghi, in modo da ridurre il numero di auto che circolano sulle strade e aumentare il tasso di occupazione di queste auto, che in Italia sappiamo è molto basso, si tratta di 1,08 individui per auto. In questi ultimi 13 anni sono state fatte numerose iniziative di questo tipo, parliamo già di risultati? Sì, dal 2006 l'azienda USL ha promosso una serie di iniziative per incentivare i dipendenti a utilizzare forme di mobilità più sostenibili per l'ambiente, ma soprattutto per la salute, perché sappiamo che il traffico è una delle componenti che agisce negativamente sulla qualità dell'aria e quindi sulla salute delle persone. Abbiamo incentivato i dipendenti ad utilizzare i mezzi pubblici dal 2006, con una iniziativa che si chiama Lasciati Trasportare, e abbiamo ottenuto dei buoni risultati perché siamo partiti da 600 abbonamenti annuali e quest'anno abbiamo raggiunto quasi 1.400 abbonamenti. In più stiamo incentivando i dipendenti anche a utilizzare per esempio la bicicletta per venire al lavoro e abbiamo realizzato dei parcheggi protetti per bici in modo che i dipendenti si sentano più sicuri contro il furto delle biciclette. In più stiamo facendo anche delle iniziative, per esempio una di queste si chiama Walk and Bike, che attraverso una gara fra dipendenti, attraverso un'app che registra i loro spostamenti effettuati in bicicletta, li stimoliamo intanto a gareggiare fra loro, ma allo stesso tempo li incentiviamo con degli incentivi come per esempio un abbonamento annuale a Mobike oppure altri incentivi per esempio per l'acquisto di biciclette elettriche. Tornando a carpooling, come funziona esattamente? Tramite un'app? Sì, noi metteremo a disposizione dei dipendenti un'app in collaborazione con il nostro partner di progetto Bpooler, che consentirà ai dipendenti di sapere quali sono i colleghi che effettuano lo stesso tragitto negli stessi orari e nelle stesse giornate. Quindi l'app consentirà di far incontrare domanda e offerta fra colleghi che effettuano lo stesso tragitto. E in più vogliamo convincere questi dipendenti, perché rinunciare all'auto privata, alla libertà che consente l'auto privata, non è semplice per nessuno. Abbiamo pensato di mettere dentro l'iniziativa due importanti incentivi, che sono: uno, dei parcheggi riservati nelle nostre principali sedi, che sono il Maggiore, il Bellaria e Roncati, e in più daremo un incentivo economico in buoni carburante ai dipendenti che effettueranno il carpooling. E chiudiamo con la nostra rubrica Salute è, uno spazio dedicato ai consigli utili per migliorare il nostro benessere psicofisico. Il dottor Liborio Parrino, professore di neurologia all'Università di Parma ed esperto internazionale in fatto di medicina del sonno, ci accompagnerà in un lungo viaggio di scoperta del nostro cervello e delle relazioni che scatena in fatto di sessualità, alimentazione, comportamenti sociali, sportivi e lavorativi. Il quesito di oggi è: il lavoro ruba il sonno? Scopriamolo insieme. Le patologie del sonno rientrano nella top 5 delle cause di perdita di produttività del lavoratore italiano. Quali sono, secondo lei, le cause? Il lavoro sta diventando non più un modo per nobilitare l'uomo, ma solo per alienarlo e trascinarlo dentro un vortice che non finisce mai. Molte persone si portano il lavoro a casa, addirittura nel letto con lo smartphone e con il PC o il tablet, per cui non c'è mai una reale rottura di questa specie di droga che ci prende nelle 24 ore. In più c'è il problema del turnismo, che sta diventando sempre più diffuso ed è molto pericoloso soprattutto per il rischio della salute della donna, perché la donna è un oggetto perfetto, ha un orologio interno meraviglioso, forse il più magico dell'universo, con la fase follicolare, la fase luteinica, che modula e regola il ciclo che poi arriva alla mestruazione mensile. Una donna soprattutto è quella che è più fragile nei confronti di questo ritmo impazzito, ed è, infatti ci sono degli studi che ci dicono che
L'esposizione alla luce notturna durante il turno di lavoro con la carenza della melatonina, che protegge anche come salute, come antiossidante, può esporre la donna a un maggior rischio di tumore al seno rispetto a chi invece non lavora di notte. È tutto per questa edizione del telegiornale di Med24 Channel. Prossimo appuntamento, come sempre, lunedì alle 19. Grazie per averci seguito e buona giornata.